da Suor Claretta di Sister Act a Suor Cristina, protagonista The Voice, dalla finzione cinematografica alla realtà. Suor Cristina Scuccia tenta da qualche anno di far emergere la sua passione per il ballo e per il canto. Ci aveva provato con Amici di Maria De Filippi, adesso è l'indiscussa icona della nuova edizione del programma di Rai 2, The Voice, con Raffaella Carrà, Piero Pelù, DJ Axe e Noemi. 13 milioni di visualizzazioni su YouTube per la sua prima fantastica performance. Un successo planetario sul web per una Cristina Scuccia, oggi suora, 25 anni, siciliana di Comiso, in provincia di Ragusa, scartata qualche mese fa anche da X Factor. Appartiene all'ordine delle suore orsoline, non ha ancora preso i voti, ma il grande giorno è già previsto, il 29 luglio ad Assisi, a meno che The Voice non le cambi nuovamente la vita. Qualcuno ha detto che Suor Cristina è figlia della nuova chiesa, quella del messaggio dell'era di Papa Francesco. Sicuramente la giovane suora è oggi un fortissimo fenomeno mediatico che si dovrà fare attenzione a non farlo diventare solo un'operazione di marketing del momento. È però giusto sottolineare anche che Suor Cristina è il simbolo di una chiesa che vuole aprirsi alla gente, soprattutto ai giovani, mostrando che non è chiusa in se stessa. Ecco il giudizio sulla suora del vescovo della diocesi Nocera-Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice. Io penso che la cosa più bella l'abbia detta proprio lei, perché ho ascoltato in un momento che ha detto: il dono che ho ricevuto io lo dono agli altri. Ecco, se questo può servire a volte per recuperare un rapporto con la gente, anche questo può andare, può essere una cosa positiva. Però io guarderei di più alle cose ordinarie, perché lo straordinario qualche volta non sempre ci aiuta ad andare avanti.